Quest'anno la pioggia ha risparmiato la patronale di San Giacomo, permettendo che la festa volgesse come da programma. Un programma intenso messo a punto dalla neoletta amministrazione comunale di Barolese, che si è snodato nei diversi giorni, con eventi musicali e intrattenimenti di vario genere, curati dalle associazioni cittadine, quali Proloco, Filarmonica, Associazione Amici del Castello Malgrà, Gruppo Alpini, Liceo Musicale, Compagnia di Sant'Eligio, Croce Rossa Comitato Locale. Ciascuna con una parte specifica ed eventi gastronomici organizzati dagli operatori commerciali. La domenica mattina, come da tradizione, è stata celebrata la Santa Messa presso la parrocchia di San Giacomo, a cui è seguita la processione, accompagnata dalla banda cittadina. Altro evento tradizionale tanto atteso era la mostra zootecnica agricola, giunta alla 440esima edizione, che si è tenuta al Parco Dante Meaglia, mentre in altre vie della città si poteva fare acquisti alla fiera commerciale oppure al mercatino delle creazioni hobbistiche. Quest'anno la mostra zootecnica è stata arricchita dalla presenza dei produttori e da una conferenza a tema, oltre che da intrattenimenti per i bambini. Ridotto purtroppo il numero di capi di bestiame, aspetto che un tempo era la caratteristica peculiare dell'evento, ma che da qualche anno pare abbia perso attrattiva. La patronale si è conclusa nella serata di martedì 30 luglio con lo spettacolo pirotecnico offerto dagli operatori del Luna Park e quest'anno reso ancora più grandioso dal contributo aggiunto del comune di Rivarolo. Come sempre la serata conclusiva non ha deluso, richiamando un vasto pubblico proveniente da diversi comuni del territorio.